Ciao ragazze, allora questo è un esperimento. Io non so cucinare, io faccio proprio quattro cavolate ai fornelli. Siccome ho visto il video del signor JJ, che vi lascerò ovviamente in sovraimpressione, in cui fa una ricetta, una quiche, credo che si legga così, leggera con le zucchine, e siccome la sto rifacendo anche io, però utilizzerò altri ingredienti perché comunque voglio cambiarlo un po'. Vediamo cosa ne viene fuori. Se verrà una cosa decente, questo video andrà online. Quindi, innanzitutto vi dico, vabbè, ho usato la zucchina, quindi ho utilizzato una zucchina abbastanza lunga e l'ho affettata con questa grattugia qua, perché permette di fare delle fettine molto sottili. Infatti cioè, il pregio di questa ricetta dovrebbe essere la velocità e non dover sporcare troppe cose. Quindi in questo modo così sottile in forno cuocerà tranquillamente, perché la zucchina poi rilascia acqua. E va bene, adesso a questo punto aggiungerò della cipolla. Allora, ho aggiunto la cipolla tagliata molto grossolanamente, alcuni pezzi più grandi, altri più piccoli. Ho abbondato parecchio perché a me la cipolla piace da morire. Chiaramente sono tutti ingredienti variabili, giusto? Io sto mettendo quelli che mi piacciono di più e quelli che ho in casa. E a questo punto andrò a mettere anche un po' di pomodori. Questi sono, cioè, sono dei pomodori barra pomodorini provenienti dall'orto del mio ragazzo. Ne metterò 3-4, vediamo, pezzetti, a pezzi abbastanza grossi. Ok, messi i pomodori, adesso vado a mettere un uovo che servirà da legante e parmigiano come se piovesse. Ho aggiunto anche sale e pepe, infatti mi ha fatto starnutire. Ribadisco che potrei sbagliare anche qualcosa, io sono molto così, per le cose così molto sbrigative. A questo punto vado a mettere la pasta brisée nella teglia e ci vediamo tra poco. Ok, ho messo tutto nella teglia, quindi questa è la pasta brisée, tutto la farcitura della torta salata. Adesso metto un po' di parmigiano sopra, così per farla gratinare meglio. Poi io sono una drogata, cioè io potrei vivere di parmigiano e un po' di pan grattato. Poi, siccome ho una sottiletta da smaltire perché scade tra pochi giorni, la metto su così tanto per renderla ancora meno leggera. Ok, tutto pronto, adesso la inforno a 200 gradi per circa una mezz'oretta, così 40 minuti, insomma, a seconda della cottura va, si va molto ad mentula canis, ad cazzum. A dopo ragazze. Allora, questo è il risultato dopo una ventina di minuti, quindi ci è voluto meno tempo del previsto. Ovviamente dipende tutto dal vostro forno. Infatti si è bruciacchiato un po', ma a me la cosa non dispiace perché io impazzisco per le parti bruciacchiate, anche se so che fa male. Niente ragazze, questo è soltanto un esperimento, una cosa va per farvi vedere, cioè, faccio cose molto sbrigative. E questa è una cosa, cioè, se non fosse per il forno con 40 gradi, è una tragedia accenderlo, però è una cosa molto molto sbrigativa. Un piatto che potete poi riscaldare e cose del genere. Non mi faccio vedere perché sono in versione Desperate Housewife. Sono veramente impresentabile perché sto facendo pulizie. E vi lascio e spero che vi sia piaciuto. Non mi mangiate perché, ripeto, non sono un'esperta, anzi, tutt'altro. E ci vediamo al prossimo video. Ciao, ciao JJ!